fare. A Medio Pomiglio sarà una partita importantissima, ricca di significati per Genova e poi per festeggiare il centenario del campionato. Sì, è un grande onore per noi, insomma, essere a Genova qui, con la cosa più bella, una delle cose più belle che Genova ha, per commemorare purtroppo questa tragedia, che è stata una tragedia vera. Ma lo faremo con una festa di sport, insomma, una vera festa di sport e di vita, quindi io penso che sia il luogo giusto, il luogo dove c'è stata la storia, dove la tradizione da quando si giocava nel mare, nei porticcioli, quindi non c'è luogo migliore per poter giocare questa partita, che sarà bellissima perché contro la nazionale, la nostra nazionale, la prima partita della nostra nazionale di quest'anno, contro gli All-Star del campionato italiano, quindi sarà vincente e anche competitiva, perché a noi queste partite servono tantissimo in vista dei primi appuntamenti che avremo già da ottobre con il Montenegro. Quindi siamo pronti e in bocca al lupo a tutti. Una nazionale che tra l'altro arriva già con una buona notizia, perché la qualificazione al mondiale è stata acquisita. Sì. Questo permetterà di progettare anche al meglio la stagione? Ma questo sicuramente, era uno scoglio importante, l'abbiamo avuta in seconda battuta, diciamo, e adesso sì, noi siamo in piena fase di progettazione, sia per la squadra, per il gioco, per tutto. Tu sai che ci sono anche delle regole nuove che possono anche essere delle opportunità positive per noi. Quindi io penso che la nostra squadra sarà molto competitiva, ce ne sono tante altre perché il livello è alto, ma bisogna impegnarsi tanto per poterle affrontare e poterle battere. Sono molto fiducioso in vista del Mondiale della Corea e soprattutto delle Olimpiadi del prossimo anno. Comunque sarà da stare in forma sempre, perché basta che un attimo che ti distrai o che sei un po' giù di tono e dopo hai difficoltà a riprendere. Quindi noi dobbiamo essere in questo progetto, sicuramente c'è il mantenimento della forma, del livello, sia dei più giovani che quelli più anziani, che della squadra intera per tutto l'anno fino al mondiale che ci sarà in Corea l'anno prossimo. Allora, il modo migliore per iniziare questa stagione è con Genova nel cuore. Con Genova nel cuore.